Terra conti che sventaglia verso Torri, deviazione, ma adesso c'è Riccardo Pandolfi a tenere la mira ad allargare a destra, attenzione da Merighi al centro casella, Merighi, deviazione, e pallone salvato sulla linea, rimane tutto sullo 0-0. Destra, arriva il cross verso Torri che incorna, pallone che scende, forse un fallo di Casella, non segnato, pallone allora buono per la conclusione con il sinistro da parte di Bianchi al termine di un'azione confusa. Però, terzo giro della bandierina se non sbaglio per la squadra marchigiana. Eh sì, e c'è Pandolfi sulla punta di battuta verso il primo palo, pallone tagliato! E poi Camilloni la tocca a un passo dal vantaggio e fosse un breve. Squadre e... la porta affidata a portieri esperti per la maggior parte. Occhio sul secondo palo per l'incornata di testa di Amerighi sull'ottimo cross lungo di Procacci. Allora va ad intercettare questo pallone e poi a saltare Bianchi, pallone in verticale che arriva dalle parti di Bauke, però va in destro giro e qui c'è anche il calcio di rigore per il Sora, tocco di mano di Bianchi sul cross di Bauke. Il direttore di gara la rincorsa di Virginia al sinistro di Virginia che la mette alla maniera spiazzando Bianchini, vantaggio Sora. Sembrone con il pallone tra le braccia di Amerighi che andrà una probabile rimessa lunga. Chiamano le marcature i difensori della Sora, colpo di testa e pallone. E pallone, bella giocata, bravissimo, e termina alla Tomei 1-1 tra